Come ogni edizione di Telesera Sport, ora è il momento della raffica di mercato, quella forse anche più attesa dai tifosi. Partiamo dalla Fidelis Andria perché c'è la prima ufficialità che riguarda la rosa per la stagione 2021-2022. Tra i biancazzurri c'è la gradita conferma di un pilastro difensivo come Andrea Venturini. 32 partite, un gol realizzato, oltre 2.600 minuti giocati, un rendimento sempre al top per Venturini che ha guidato davvero con maestria il pacchetto arretrato della Fidelis. Il 24enne difensore è stato protagonista nella scorsa stagione. Tante squadre su di lui, ha scelto di restare alla Fidelis Andria, di continuare a lavorare con Gigi Panarelli. Obiettivi di mercato, uno in particolare della Fidelis: Ciro Foggia, nome accostato agli Andriesi, attaccante ex Cerignola e Casarano. Nell'ultima stagione non ha giocato nel girone H di Serie D perché ha militato in un altro raggruppamento difendendo i colori del Messina. Sempre Fidelis, passi in avanti concreti verso la conferma di Simone Bolognese, altro elemento che ha fatto benissimo nell'ultima stagione, centrocampista, classe 99, non sarà più utilizzabile come juniores nel prossimo campionato. Panarelli però vuole tenerlo con sé alla Fidelis. Da Andria ci spostiamo a Bitonto. Oggi è arrivata la quarta ufficializzazione, un nome che insomma avevamo già anticipato nei giorni scorsi, quello di Mirko Guadalupi, che ha salutato il team Altamura e ha firmato con il club del presidente Francesco Rossiello. Presto ci sarà anche l'annuncio di Nicola Lanzolla, altro ex Altamura che si trasferirà a Bitonto. Quarta ufficialità, dicevamo, dopo l'ingaggio di Sassà d'Ancora, centrocampista ex Savoia, poi le conferme di capitano Riccardo Lattanzio in attacco e Danilo Colella in difesa. Sempre per il Bitonto piace Pietro Maria Cogliati, è un attaccante classe 92 che ha vinto l'ultimo campionato di Serie D con la maglia del Campobasso. Notizia importante perché il Bitonto sta lavorando concretamente per trattenere al Città degli Ulivi Giuseppe Genchi, attaccante sicuramente fortissimo per questa categoria, reduce da una stagione estremamente complicata per via di problemi fisici. Claudio De Luca però vuole provare a tenerlo, punta su di lui per il prossimo campionato di Serie D. Da Bitonto ci spostiamo a Molfetta, sin qui è arrivata l'ufficializzazione dell'ingaggio di Onni Turitto, tra l'altro ex Bitonto. Si lavora a Molfetta per rinnovare i contratti con Francesco Rollo tra i pali e Antonio Varriale nei tre d'attacco. Ora ci spostiamo al Capozza, parliamo del Casarano. Antonio Obiettivo lascia il Fasano dopo diversi anni, dopo aver fatto sicuramente un lavoro egregio con i biancazzurri, ed è diventato il nuovo direttore generale del Casarano. I salentini nel frattempo hanno messo gli occhi su Fabio Padulano, l'esterno offensivo campano. Nell'ultima stagione si è diviso tra Biceglie in Serie C e Siena in Serie D. Ora parliamo di Serie C perché al Bari ci sono due richieste, una dal Como per Sabbione e l'altra per Maita da parte del Catania. Interesse vivo, forte, concreto del Bari per Palazzi, un centrocampista classe 96 del Monza, ultima stagione a Palermo. A proposito di un ex Monza, andiamo ad ascoltarci le parole di Andrea Del Rico, che da poche ore, da pochi giorni, è diventato un nuovo calciatore del Bari. Le sue parole da tesserato biancorosso. Un saluto a tutti i tifosi biancorossi, sono molto felice di essere qui a Bari e non vedo l'ora di vedervi presto allo stadio per inseguire questo grande sogno che abbiamo tutti insieme. Un abbraccio e forza Bari! La raffica la chiudiamo con la Virtus Francavilla e il Potenza. Virtus interessata ad Ivan De Santis, difensore del 97, ex Modena, Virtus Entella, cresciuto nella primavera del Milan. Sarebbe davvero un gran colpo per la Virtus, se poi dovesse andare in porto realmente questa trattativa. Le parti sono insomma molto vicine. C'è una certezza invece a Potenza, e la certezza si chiama Nicola Zagaria, andriese di 19 anni. Nell'ultima stagione ha fatto bene con il Biceglie. Per lui la possibilità di restare in Serie C, di continuare a giocare tra i professionisti, indosserà la maglia del Potenza, lo vedete qui in foto, insieme alla patron dei rossoblù, Salvatore Cagliata.